Amici della Pallamano, una buonasera da Sebastian Romano, 19ª giornata della Serie A Beretta di Pallamano, 6ª partita del girone di ritorno. Siamo tornati al Palasport di Chiarvola. Trieste stasera affronta il Cassano Magnago in uno scontro diretto per evitare la zona play-out. Un solo punto infatti separa le due squadre in classifica, con Trieste che ha 12 punti in graduatoria, Cassano 11, ma i triestini hanno anche due gare in meno rispetto agli ospiti, che i lombardi arrivano da due pareggi e una sconfitta. La scorsa settimana il carambolesco 29 pari contro il Carpi, con la squadra allenata dal croato Kolec, che non vince da novembre. Trieste invece, dopo la buona prova qui a Chiarvola con Siracusa, arriva da due sconfitte, entrambe in trasferta. Da un capo all'alto della penisola si è passati dalla Puglia al Trentino, contro due compagini in questo momento più forti come Fasano e Bressanone. Trieste non è riuscita a fare punti, deve assolutamente provarci invece oggi in casa. Entrambe vogliono la vittoria. Trieste però ha i giocatori contati, gli ultimi infortuni in ordine di tempo, quelli di Rovatin, che non sappiamo quanto giocherà stasera, e quello definitivo invece di Nocelli con il crociato lesionato, sarà out per tutta la stagione. Per fortuna al mio fianco c'è Marco Loduca, lui c'è sempre, ciao Marco. Buonasera Sebastian, buonasera a tutti i telespettatori. Partita difficile, partita importante, risultato determinante proprio per allontanarci definitivamente dalla zona play-out e non ritrovarci a dover lottare per gli ultimi quattro posti che danno il responso di play-out, quindi con la possibilità di retrocessione in A2. Eh sì, ricapitoliamo, no? La formula del campionato per i telespettatori che ci seguono: Serie A composta da 13 squadre, squadre dispari dopo l'esclusione di Siena. Le prime 4 al termine della stagione regolare disputeranno i play-off, semifinale, finale, al meglio le 3, le ultime 4 invece disputeranno i play-out. Nessuna retrocessione diretta, le ultime 4 disputeranno i play-out, anche lì una sorta di semifinale, finale al contrario, in cui ci sarà una retrocessione a fronte di 2 promozioni dalla Serie A2, per cui Trieste e Cassano Magnago, tornando a noi, hanno entrambe l'obiettivo a questo punto della stagione di evitare il quart'ultimo posto. Cassano al completo, come detto. Trieste invece ha Rovatin e Nocelli infortunati. Purtroppo Lorenzo Nocelli è stata rilevata la lesione al crociato anteriore, dunque stagione finita. Infortuni successi durante l'ultima partita contro il Brixen, quindi partita importante. Ci sarà tutto il bisogno del supporto del pubblico di casa questa sera per i biancorossi, mentre scorrono le presentazioni delle squadre qui alla Chiarvola. All'andata il Palattacca ha vinto nettamente il Cassano per 28-20. In quella partita i due principali protagonisti furono l'argentino Roberto Pagano da una parte e il montenegrino Bozidar Nikocevic dall'altra. Due giocatori, voi la sorte, che oggi non vedremo per motivi diversi. Pagano infatti è stato ceduto al Secchia Rubiera, Nikocevic invece è fuori per infortunio. Terzino montenegrino che però è stato rimpiazzato da un acquisto importante da parte dei lombardi, che sono andati sul mercato in gennaio, hanno acquistato il top player Nikola Jezdimirovic, terzino serbo alto 1,93 m, ha la prima esperienza in Italia dopo tanti anni in Serbia e in Repubblica Ceca. Col Cassano Magnago che vanta anche portieri che stanno facendo bene, parlo di Monciardini e di Niccolò Giulio Riva, nominato miglior giocatore italiano under 20 l'anno scorso, oltre ai due top scorer della squadra cassanese, ovvero Filippo Branca e Federico Mazza. Federico Mazza che attualmente è il capocannoniere del campionato, comanda nettamente la classifica dei marcatori con ben 127 gol segnati. Al secondo posto ci sono Jarslam e Pablo Coelho con 104, pensate, quindi un vero e proprio goleador nelle mani di Davide Kolec. Assolutamente, il pericolo numero uno è proprio Mazza, giocatore che veramente
quasi sconosciuto ai più, ma sicuramente giocatore che in questo campionato ha dimostrato un grandissimo valore, un grandissimo top scorer, un framboliere. È chiaro che lui sarà il pericolo numero uno insieme al nuovo straniero e a Milanovic, che è lo straniero storico del Cassano. Però è una squadra che si presenta al completo, sicuramente l'investimento fatto per rimpiazzare Nikolcevic dimostra il fatto che Cassano non voglia trovarsi intricata nella lotta a salvezza, nei play-out di cui hai discusso bene tu, però per noi è importante oggi riuscire a trovare un risultato positivo proprio per allontanare definitivamente questa possibilità e dire e chiudere il discorso salvezza il prima possibile. È cominciato il match qui al Palacarbola sotto la direzione arbitrale di Riello Stefano e Panetta Nicolò, primo possesso in mano ai cassanesi in maglia amaranto, tradizionale colore della squadra lombarda. Scambiano il pallone Jezdimirovic e 77, il numero 77 Mattia Dorio, poi Federico Mazza con il numero 85, ed è proprio Mazza a subire il fallo di Pernic con Trieste, che comincia il match con Zoppetti tra i pali, Bratkovic sulla destra, Pernic, Aldini, Di Nardo in centro, Visintin e infine Radojkovic sulla sinistra. Il tiro di Jezdimirovic, riesce a pararla Zoppetti, esulta il portiere triestino che si sta mettendo sempre più in luce dopo l'infortunio del portiere titolare Tomas Postonia, che guarda i suoi compagni dagli spalti smanioso di poter rientrare in campo. Sappiamo quanto Tomas ci tenga a questo sport, ci tenga alla propria squadra e ai propri colori. Se potesse probabilmente giocherebbe anche zoppicando Tomas, ma andiamo a seguire i triestini al primo possesso. Bratkovic scambia con Jack Rovatin, schierato subito da coach Radojkovic, probabilmente per testare anche le sue condizioni. Assolutamente è importante la presenza di Jack, perché proprio ci permette di avere un gioco un po' più di manovra sui terzini. Vedi in posizione inusuale Bratkovic in posizione di terzino proprio per l'assenza di Nocelli e di Pagano, di cui abbiamo già detto, ma è un risultato che porta bene perché porta subito il primo gol. La volante di Jack Rovatin per Bratkovic, che va a segnare sul secondo palo il primo gol della gara. Trieste 1, Cassano Magnago 0. Autore del gol Adam Bratkovic, dall'altra parte pareggia immediatamente i conti l'ala Giacomo Decio, 1-1, nulla può Zoppetti in questo caso. Si è aperta la difesa del Trieste, brava anche la compagine da Amaranto a trovare libero il numero 78, 1-1 dopo 2 minuti e mezzo di gioco. Pernic a fare da pivot per i triestini mentre scambiano Sandrine Bratkovic. Difesa 6-0, quella ordinata da Kolec. Mentre fa circolare il pallone il centrale Radojkovic, si fa vedere Sandrin, Jack Rovatin, poi in palleggio, ancora Sandrin, dalle retrovie. Rovatin per Bratkovic sulla destra, forse calpestata linea non vista, poi c'è l'incomprensione con Pernic che si fa rubare il pallone. Attenzione alla transizione offensiva degli Amaranto, che vanno a colpire il legno con il numero 81 Giacomo Visentina, è fortunata in questo caso Trieste. Poi un'infrazione da parte di Radojkovic, ingenuità triestina. Ma ingenuità triestina, ma a me non sembravano passi. Si è fatto ingannare dal fatto che Radojkovic ha dato il passaggio, non ha, il giocatore Pernic non lo guardava, ma a me non sembravano passi, infrazione di passi. Si è fermato sul terzo passo, ha passato la paglia. Però diciamo che la coppia di oggi è una coppia di garanzia, perché è la coppia che ha arbitrato la finale di Coppa Italia, è già stata qua a Trieste poche settimane fa, è una coppia assolutamente di esperta e probabilmente senza ombra di dubbio o hanno visto male o avrà visto effettivamente i passi. E arriva il gol ancora con Mattia Dorio, seconda rete per il numero 77, il primo vantaggio della gara per la squadra ospite. 2-1 Cassano Magnago dopo 4 minuti di gioco. È stata brava la squadra di Kolec a liberare nuovamente il 77, questa volta in posizione centrale. Radojkovic, Sandrin, Jack Rovatin prova ad insinuarsi nella difesa amaranto, subisce il fallo
di Saša Milanović, serbo capitano dei cassanesi, mentre Visintin si accentra, Rovatin in due tempi, poi Sandrin, Bratkovic dalla destra, ancora Jack Rovatin, la finta, poi forse il fallo non fischiato, la finta di Bratkovic, il passaggio a Sandrin, non c'è spazio, Trieste sotto passivo, Rovatin per Radojković, raddoppiato, la strattonata, il fallo su Jan Radojković. Tiro dai 9 metri, Trieste però ha pochissimi passaggi per andare al tiro, deve affrettare la conclusione, la magia di Jack Rovatin, sorpreso il portiere Nicolò Riva, si è salvato in extremis Trieste, pareggio firmato Jack Rovatin. Gran gol di Jack, proprio perché eravamo al limite dei 5 passaggi per il fisco del passivo, e con questo gran gol e con la barriera, il doppio blocco di Visentin e Pernic è riuscito a trovare l'angolo giusto. Noi siamo un po' in difficoltà perché facciamo due cambi attacco-difesa, Aldini e Di Nardo entrano al posto di Sandrin e Rovatin, per fortuna il Cassano non ha un gioco molto veloce sulla rimessa in gioco e quindi riusciamo ad effettuare i due cambi, ma però in quella pallamano di oggi con un bellissimo passaggio, bellissimo, bellissimo il passaggio di Rovatin e bellissimo il gol di Pernic. Gol di Pernic completamente dimenticato dalla difesa amaranto in questo frangente, voleva anche la spinta Alex Pernic, una delle colonne ora di questa squadra, tra i pochi veterani, ne parlavamo con il pubblico anche nel pre-partita. 3-2 Trieste, due gol firmati da Dorio da una parte, mentre i gol di Bratkovic, Rovatin e Pernic per Trieste. Per il momentaneo vantaggio, Aldini intanto prova a recuperare un pallone su Milanović, mentre viene raddoppiato fallosamente. Poi, come vedete, il pivot Mattia Dorio, 2 metri per 100 kg, un muro difensivo ma una presenza anche in fase offensiva, come potete bene vedere. E poi il fallo su Mazza e l'ammonizione. Ammonizione ad Aldini. Fischia il pubblico. Punizione 9 metri già eseguita per i cassanesi. Con Aldini, come vedete, alto sulla difesa. È una 5-1 praticamente quella di Trieste. Bello il colpo da biliardo del numero 53 Nicola Jezdimirovic, l'ultimo arrivato in casa cassanese. Poi il fallo su Radojković dall'altra parte, voleva stare per entrare il cartellino, è estratto ora in questo momento il giallo per Jezdimirovic, autore dell'ultimo gol, ex Metaloplastica, squadra serba, ha giocato anche con il Brno in Repubblica Ceca, uno dei due stranieri dei cassanesi. Tre pari al Palachiarbola dopo 8 minuti. Trieste muove il pallone con Jack Rovatin, prova a pescare Pernic in mezzo. Idea intercettata poi in contropiede. Mattia Dorio, terza rete per il pivottone. In forza la squadra di Davide Kolec. Nuovo vantaggio cassano. E sarà battaglia anche oggi, Marco. Sarà una gran battaglia, sarà una gran battaglia. Loro con la 6-0 ci mettono in difficoltà perché noi da fuori non abbiamo tiratori, non abbiamo il terzino destro Mancino che ci permetterebbe di avere un gioco un po' più aperto. Dobbiamo trovare altre strade. Passaggio di Rovatin adesso nell'ultima azione d'attacco su Pernic era un po' azzardato. È chiaro, c'è fatica da fare, però la difesa sta tenendo bene. Con i due cambi riusciamo a gestirla. Gol. Intanto c'è stato il gol di Sandrini, gli arbitri stavano per fischiare il rigore, l'azione è continuata, Sandrini è stato bravo a proseguire nonostante il vistoso contatto, a depositare la palla in rete sul secondo palo, 4 pari, bravo Sandrini, giocatore che ha sfruttato anche le assenze degli altri perni della società per diventare ormai un titolare di questa squadra. Si è fatto trovare pronto dopo 2 anni, dove aveva trovato
poco spazio, si è fatto trovare pronto all'uso e ha avuto delle prestazioni veramente notevoli. In più di qualche partita è stato il miglior marcatore. È importante che abbia trovato, che la società abbia trovato un giocatore pronto così, pur scommettendoci poco negli ultimi anni, però veramente Luca ha fatto delle prestazioni veramente importanti e oggi si sta confermando. Sull'ultimo gol per Trieste, 4 pari dopo 9 minuti e 20, attacca il Cassano, il fallo su Jezdimirovic, abbracciato amichevolmente dal nostro Alex Pernic. Continua il giro palla della squadra di Kolec, ancora Jezdimirovic cercato frequentemente dai propri compagni. Questo dimostra come si è subito inserito nella squadra lombarda il serbo. Ora subisce un altro fallo, questa volta da Di Nardo, nuovo 9 metri Cassano, che attenzione è sotto passivo. Il fallo su Milanovic, credo abbia pochissimi passaggi rimasti Jezdimirovic, deve andare al tiro franco, il tiro, il gol, altra matta pescata da Jezdimirovic. Zoppetti non ha visto qui partire il pallone, forse traiettoria oscurata dalla semibarriera che era lì sulla linea dell'area. Un altro colpo da biliardo che evidenzia tutta la qualità del nuovo acquisto del Castelmagnago. Ora avanti 5-4, Rovatin per Visentini, lob, palo gol, il capitano quando serve, Visentin, 5 pari. Gran gol di Visentin, trovato un bellissimo passaggio smarcante di Rovatin, che in questo momento sta facendo un po' il frontboliere in attacco, sia con, direttamente sia con grandi passaggi. Visentin infinito che trova l'ennesimo gol di una super carriera con un bellissimo pallonetto a ingannare il portiere. 5 pari dopo 11 minuti e 20, equilibrio totale sulle tavole parchettate del Palacchiarbola. Ora il rigore per il Cassano e l'altro, un altro cartellino giallo, questa volta ai danni di Di Nardo per la trattenuta. Sembrava più un fallo di Visentin che di Di Nardo, onestamente. Comunque il giallo ci sta, ma il fallo era di Visentin. Non facile da vedere, forse lì nel mucchio. Andiamo ora a seguire Mazza contro Zoppetti, numero 85, ricordo capocannoniere del campionato. Federico Mazza regala il nuovo vantaggio ai lombardi. Lui che ha segnato addirittura 10 gol nell'ultima partita col Carpi, non sono bastati però ad ottenere la vittoria, soltanto un pareggio contro la penultima squadra in classifica del Carpi. Radojkovic, il consegnato è per Sandrin, si fa vedere ancora Jack Rovatin, Radojkovic, Bratkovic sulla destra, è chiuso, poi trova l'angolo per andare a segnare la sua seconda rete. 6 pari al 12° minuto, ha fatto la finta di accentrarsi, di andare a sinistra, sono caduti in due nella finta e poi a destra è riuscito a bucare le mani del portiere Nicolò Giulio Riva. 6 pari, mentre vedete è più alta la difesa del Trieste rispetto a quella del Cassano, ma ancora una volta Zoppetti non riesce a parare un tiro dalla distanza del Cassano. Molto forte la conclusione degli Amaranto, nuovo più uno ospite, mentre Radojkovic reinserisce Sandrin al posto di Aldini per l'attacco. Sentiamo ora anche l'incitamento del pubblico giuliano. Radojkovic in posizione di centrale prova a sorprendere Riva che la para col ginocchio, bravo il portiere dei lombardi in questa occasione, mantiene il più uno Cassano. Avete visto
le finte del giovane Alberto Razzari, giocatore velocissimo in forza ai cassanesi. Entra Rovatin per Di Nardo, mentre c'è una piccola interruzione per asciugare, credo, il pallone bagnato. La chiesta ad Ambratkovic. Riprende il match sul punteggio di 6-7 in favore del Cassano, quando siamo quasi al giro di boa del primo tempo. Vedete, sempre 6-0 in difesa la difesa degli Amaranto. Allora Rovatin prova a cercare lo spazio, poi il passaggio intercettato che Sandrin voleva recapitare a Bratkovic. Attenzione al contropiede, la parata stavolta di Zoppetti su Usman Kabir. Ci mette una pezza Nicolo Zoppetti, come arriva anche arriva. Poi il tiro di Pernic, penso era in area. Resta avanti di uno il Cassano. Attenzione a Mazza che va a trovare il gol, e c'è il primo doppio vantaggio per il Cassano. È stata brava in questo caso la squadra ospite a sfruttare la superiorità numerica in contropiede. Trieste deve stare attenta a tornare il più velocemente possibile in difesa, perché questa, Marco, è una squadra giovane e una squadra di contropiedisti. È una squadra che corre, gli piace correre, difendono bene, è duro. È chiaro che il gol in contropiede è il gol più facile. Loro, al di là di Esimovic, non hanno tiratori da fuori, quindi sfruttano molto bene le parate di Riva per andare in contropiede, cosa che noi non abbiamo ancora sfruttato sulle poche parate di Zoppetti. Bratkovic ancora dalla posizione di terzino destro. È chiaro che il faro in questo momento, offensivamente parlando, dei colori bianco-rossi, e così Trieste si riporta a meno 1 sulle 7-8. Terzo gol segnato da Adam Bratkovic. Esperienza e qualità assoluta per lo sloveno di Capodistria. Mentre continua a far girare il pallone la squadra di Kolec con Milanovic, l'intercetto di Radojkovic che capisce tutto, si vola in contropiede in solitaria contro Riva, la palla schiacciata e va a pareggiare Jan Radojkovic, 8 pari al Palachiarbola al 16esimo. Trieste c'è. C'è, subito un parziale di 2-0 subito ritornato. Grande intercetto di Radojkovic sul passaggio di Lazzari verso l'area destra, e subito la squadra si è rimessa in sesto e lotta. Si vede proprio che lotta. 5-1 iniziale è passata a 6-0, Aldini da 1 avanti è passato terzo in difesa. È importante, ma una volta che hai dato il vantaggio non puoi fischiare il rigore. Hai dato il vantaggio e così gli dai due vantaggi alla squadra. La trattenuta c'era, fisco comunque è arrivato tardi. Questo sì. Perché lui ha dato il vantaggio. Una volta che ha dato il vantaggio non puoi tornare indietro sul fallo precedente e dare la gran parata di Zoppetti. Chiarisce la questione Nicola Zoppetti. Chiarisce la questione qui a Trieste, diciamo San Piero di Silvero. Esatto, mi hai rubato le parole di bocca. San Piero di Silvero, e in effetti vuol dire che il rigore non c'era. 8 pari al 17esimo, continua il pressing dei biancorossi sull'attacco amaranto. Jezdimirovic ora a fare da metronomo per i lombardi. Lo scambio con Mattia Moro. Si fa vedere anche Dorio, il pivottone di oltre 2 metri. Poi l'intercetto, c'è stato il fallo. Il fischio è arrivato subito stavolta. Fallo di Visintin sulla sinistra, Alberto Lazzari. Vincitore dello scudetto Under 19 l'anno scorso con le giovanili del Cassano. Poi Jezdimirovic, centrale stavolta. Non viene sorpreso Zoppetti, poi il fallo anche per fermare il possibile contropiede triestino su Di Nardo, che torna subito in panchina, giocatore di difesa. Entrano invece i giocatori maggiormente pericolosi in fase offensiva, vedi Rovatin e Sandrin.
con Trieste che seppur a rotazioni corte cerca di ruotare, no? I propri effettivi il più possibile. Bisintin, Radojkovic, Rovatin, Sandrin, tutto chiuso, un palleggio in arretramento, allora si fa vedere Bratkovic in accentramento, ancora Jack Rovatin, Trieste sotto passivo, il tiro stoppato da Mazza, l'ultimo tocco però è stato proprio del numero 85, quindi sarà ancora possesso Trieste. Ricordiamo che se l'ultimo tocco è da parte del difensore la palla rimane all'attacco, se invece l'ultimo tocco è del portiere la palla è della squadra in difesa. Qui il portiere non l'ha proprio vista, Bratkovic sta facendo il bello e il cattivo tempo in attacco, prestazione super di Adam, un 4 gol veramente bellissimi, questo qua in particolare perché ormai eravamo sotto passivo, mancava un passaggio per il fischio da parte degli arbitri, ha trovato questo gol in doppio appoggio ingannandosi la difesa che il portiere, veramente di alta scuola, doppia. Eh sì, pasticcia un po' con il pallone il numero 44, Usman Kabir. Palla dunque recuperata dal Trieste, ora in vantaggio sul 9-8, parziale aperto di 3-0 in favore dei triestini. È un uomo in più adesso con l'esclusione perché non ha lasciato la palla per terra il giocatore del Cassano. Dobbiamo sfruttare questa superiorità assolutamente, riuscire a portarci a casa un margine almeno due gol e cercare insomma di tenere a distanza Cassano che sta facendo un'onestissima partita, anzi una partita di alto livello sia in attacco che in difesa. Eh sì, Trieste ora in superiorità numerica per l'esclusione temporanea combinata al 19enne Kabir. Sandrin, Rovatin, ancora Sandrin, va a chiudere Mazza, allora sulla sinistra e poi ancora Sandrin va a segnare il numero 33, viene fischiato però prima sfondamento e quindi gol annullato, Trieste resta avanti di una sola lunghezza 9-8, peccato perché era chiaramente ghiotta l'occasione per i giuliani, il gol è stato annullato, allora riparte la compagine Amaranto. Lazzari ora in posizione di centrale, giocatore che sta acquisendo sempre più spazio in prima squadra, poi la bombarda da parte di Federico Mazza che ha impresso al pallone una velocità e una potenza che ci vorrebbero i velocimetri, quelli che si usano per misurare, no, le velocità delle battute dei giocatori di tennis. Non è veloce invece il tiro di Di Nardo, ma è efficace e precisissimo e permette a Trieste di tornare in vantaggio sulle 10-9. Gran gol di Di Nardo, Massimiliano Di Nardo, classe pivot, classe 92, ormai ha messo radici qui a Trieste. Su ora il fallo su Mazza. Jezdimirovic, Mazza, Lazzari. Vedete Di Nardo ora che ha licenza di alzarsi e di andare a braccare già sui 9-10 metri l'attacco cassanese. Tiro ai 9 metri, Lazzari, ancora raddoppiato da Visintine e Aldini, ancora fallo. La palla sarà sempre di Cassano Magnago. Jezdimirovic, Lazzari, vuole il passivo il pubblico, arriva adesso l'indicazione degli arbitri. Lazzari per il terzino destro, Branca. Deve andare a tiro veloce Jezdimirovic, incredibile, arriva un altro gol da distanza siderale da parte del Cassano, anche qui Zoppetti non l'ha vista, un vero peccato perché Trieste aveva difeso benissimo e poi si è fatta sorprendere a tempo scaduto tra virgolette dalla distanza, da tanto lontano. Siamo già al terzo gol che subiamo sotto passivo, è chiaro che quando l'arbitro alza il braccio, tu hai 5 passaggi e arrivi a 4, l'ultimo passaggio sarà per il tiratore, quindi dobbiamo prepararci anche sia in difesa sia
peccato questo tiro di Radojkovic. No, dico sul passivo è chiaro che si va a cercare il tiratore, che può essere in questo caso Jesimovic o Mazza, e quindi dobbiamo chiudere, essere bravi e Zoppetti pronto su questi due tiratori. È arrivato il secondo palo in pochi minuti per Trieste, un po' di sfortuna ora per i giuliani. 10 pari il punteggio al 23esimo. Sì, sono d'accordo con te, Trieste lì sull'ultimo tiro deve andare a chiudere. Lazzari prova a farsi spazio, incrociare, gran rete questa del numero 14, che dimostra una maturità da Serie A. E adesso è arrivato il controparziale per Cassano. Bratkovic, Radojkovic rimane attendista la difesa di Kolec. Allora Rovatin prova a cercare lo spiraglio, a servire Radojkovic, la parata di Nicolò Riva, riparte Cassano, la palla intercettata quasi da Rovatin, poi la parata di Zoppetti a pelle d'orso, salva la situazione il portiere triestino e arriva il time out, il primo time out della gara sul risultato di 10 Trieste, 11 Cassano Magnago. Che dire, Marco, una partita avvincente, equilibrata, molto bella per il momento. Molto bella, molto nervosa, chiaro, tutte le squadre hanno paura di sbagliare, infatti anche il punteggio 21 gol dopo 24 minuti e mezzo dice lunga che le difese hanno la meglio sugli attacchi. E Cassano vuole fare a tutti i costi il risultato, sta trovando un Jesimovic veramente bravo, un Mazza che si inventa gol da posizioni impossibili, noi in difesa posso dire molto bene, Zoppetti forse potrebbe fare qualcosa di in più ma la difesa non l'ha aiutato, però Aldini, Di Nardo in mezzo garantiscono solidità e in attacco facciamo tanta fatica, questo sapevamo, lo sappiamo, ci mancano un po' i terzini, un po' i tiri da fuori, possiamo trovare qualche azione, per fortuna stiamo trovando un Bratkovic veramente all'altezza della situazione, che ci ha tirato via un po' più di qualche castagna dal fuoco, un arbitraggio dove c'è poco da dire, direi che è una partita veramente avvincente anche per il pubblico bello numeroso che c'è oggi. Trieste almeno in due o tre occasioni aveva difeso benissimo, costringendo al passivo, al tiro franco, il Cassano Magnago, che poi dall'altra parte è stato bravo ad insaccare con delle frustate da lontanissimo la porta difesa da Zoppetti. Sono quei gol anche un po' che ti segano le gambe, no? Perché dopo una buona difesa prendere il gol sull'ultimo passaggio da 11 metri in una partita così equilibrata, anche dal punto di vista psicologico, mentale, ha un peso specifico importante. Squadre rientrate dalle time out, Rovatin per Bratkovic, Radojkovic non guarda la porta ma guarda Rovatin che invece dà un'occhiata allo specchio, è tutto chiuso, allora si torna da Radojkovic, non riesce Riva nell'intervento, la palla finisce in rete, parità a quota 11 a meno di 5 minuti dalla pausa lunga e poi l'intercetto da parte di Radojkovic che stava per andare in contropiede in solitaria, il fallo questo non cattivo ma determinante per l'azione, infatti si prende l'esclusione temporanea per 2 minuti Alberto Lazzari. Qui Radojkovic era stato una volpe nel capire, nel mettersi sulla linea di passaggio, cosetto fallo da ultimo uomo. 2 minuti. Infatti guarda, la seconda palla che Radojkovic intercetta, poi possiamo discutere sull'interpretazione degli arbitri perché in teoria era un'azione da gol e Lazzari è l'ultimo uomo, se prendiamo dal punto del calcio poteva anche essere veramente un rosso e fine della storia. Hanno dato 2 minuti, va ben così, e adesso però questa superiorità numerica va sfruttata al meglio proprio per cercare di passare in vantaggio sulla quasi la chiusura del primo tempo. Tratto anche Mazzarol per Trieste, Sandrin, Rovatin e poi la parata di Riva. È stata una buona conclusione quella del numero 14 triestino, bravo il portiere.
Sì, ha ragione però Freddy Radagoci di lamentarsi, perché su una superiorità numerica così cerchiamo di portarla magari a destra verso Bratkovic e non su Parisato, che è appena entrato, è giovane e ha meno esperienza. Cioè è stato l'errore di impostazione proprio dell'azione di portarla a sinistra piuttosto che a destra. Adesso si lamenta il Cassano perché pensava di avere l'angolo, invece appare la nostra perché Zoppetti l'ha toccata all'ultimo. 11 pari, 3 minuti e mezzo da giocare nel primo tempo. Trieste sempre con l'uomo in più dopo i 2 minuti dati a Lazzari. Di Nardo, Sandrin, Jack Rovatin, il fallo qui cattivo di Jezdimirovic, poi anche la manata su Sandrin. Ci saranno soltanto 9 metri mentre gli arbitri chiamano i ragazzini ad asciugare qualche chiazza di sudore. Si scaldano gli animi al Palacchiarbola. Ricordiamo che è una partita importante ai fini della classifica, due squadre che nessuna delle due si accontenterebbe di un pareggio, Marco, perché Cassano non vince da novembre, ha pareggiato 3 partite negli ultimi 2 mesi. Trieste arriva da 2 sconfitte contro avversari più quotati, però comunque dove poteva disputare delle partite migliori, e 2 squadre che vogliono al più presto allontanarsi dalle ultime 4 posizioni per star tranquille. Assolutamente sì, di nuovo Parisato al tiro, gran gol veramente da giocatore espertissimo, veramente super Davide con questo bellissimo gol in pallonetto dall'ala. Giocatore, un ragazzo del nostro vivaio, giovane, la prima apparizione in continuativo su questo palcoscenico, veramente una freddezza incredibile a metterla in pallonetto così su un tiro che dove un attimo prima aveva già sbagliato. Davide Parisato, terzino classe 2001, sua la firma sul più 1 Trieste, poi il pareggio immediato da parte del numero 85 Federico Mazza, il bomber del campionato del Cassano Magnago. 12 pari, equilibrio assoluto stasera, un massimo vantaggio che è stato di 2 reti ma per un brevissimo tempo. Sandrin in palleggio, Bratkovic si accentra, la finta di passaggio di Radojkovic, poi la mina raso terra di Jack Rovatin che pesca la matta e infila la porta difesa da riva, più 1 Trieste. Gran giocata da parte di Rovatin, poi la parata di Zoppetti sul tiro audace di Lazzari. E adesso ci sarebbe l'occasione per i biancorossi di portarsi a 2 gol di vantaggio. Stavolta non riesce a segnare Jack Rovatin, la parata di riva, attenzione alla transizione con il Cassano che trova l'uomo libero in Filippo Branca, autore del gol del pareggio. 13 pari, gioca partita molto veloce, ricca di contropiedi e occasioni, ancora parità, Marco. Partita dai mille significati oggi, bellissima, devo dire la verità, vincente, peccato per questa occasione non sfruttata, doveva darci il doppio vantaggio, invece ci troviamo pari, però ce la stiamo giocando, ci stiamo veramente esprimendo penso al meglio, ne attacco qualche difficoltà ma in difesa sicuramente bene, abbiamo trovato qualche gol importantissimo da Robati e da Bratkovic che ci stanno sostenendo molto bene in attacco. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo, Trieste in attacco, Sandrin, la finta per Bratkovic, il passaggio in centro per Rovatin, poi Radojkovic, si va ancora sulla sinistra per Parisato, la paratona di riva, la palla viene restituita ai triestini, adesso potrebbero tenerla fino in fondo perché mancano 30 secondi in questo momento e quindi giocare anche un po' con il cronometro per provare il tiro negli ultimi istanti del primo tempo. Il fallo netto di Jezdimirovic su Adam Bratkovic, sarà tiro dai 9 metri per Trieste, attualmente in campo con Parisato, Rovatin, Di Nardo,
Radojkovic, Sandin, Bratkovic e Zoppetti tra i pali. Palle in mano a Di Nardo, riprende il match. 13 secondi da giocare. Sandrin, la finta, il tiro angolato, gran gol di Sandrin, Luca Sandrin, e poi arriva il gol allo scadere. Attenzione, vediamo se gli arbitri convalideranno la rete dalla distanza, ma non viene convalidata la rete. Veramente ha rischiato tanto Trieste qui, discorso di decimi di secondo, e quindi si chiude sul punteggio. No, ci sono ancora 2 secondi. Ha chiamato timeout. Prima che Chiocolle ha chiamato timeout prima che il tiro si insaccasse, quindi il gol non è valido e ripartiremo da 2 secondi alla fine con palla a metà campo del Cassano. Sicuramente forse è azzardato chiamare il time out a 2 secondi alla fine, perché se è chiaro in 2 secondi non riesce a costruire un'azione da metà campo, poteva lasciare il gioco libero e finiva lì, insomma. Però è meglio per noi, perché così abbiamo modo di strutturarci per la difesa, difenderemo molto alti, proprio perché in 2 secondi avranno tempo di un passaggio, un tiro in sostanza, perché ricordo che nella palla a mano la palla non è come nel basket che il tiro deve essere scoccato prima della fine, ma deve entrare in porta prima della fine. Ringraziamo la precisazione di Marco Loduca, quasi un autogol in questo caso, perché il timeout chiamato da Colez a 2 secondi dalla fine ha di fatto annullato il gol che i giocatori Amaranto avevano segnato dalla distanza, e quindi adesso rimangono sul cronometro 2 secondi. Colez in panchina ha disegnato uno schema, ma devono andare a tirare, praticamente deve andare a tirare da metà campo Jezdimirovic. Una punizione, vedete la barriera dei biancorossi, una punizione da metà campo, quasi una mission impossible, ma non vorrei chiaramente portare sfortuna ai triestini. Abbiamo visto la potenza del braccio di Jezdimirovic in questi primi 30 minuti, giocatore capace di imprimere al pallone una potenza devastante. Il tiro alto di poco, era comunque un gran bel tiro quello, è comunque interessante da parte delle serbe. Quindi si chiude ufficialmente qui stavolta il primo tempo, finiti 30 minuti sul punteggio di 14 Trieste 13 Cassano Magnago. Partita bella, equilibrata, siamo sicuri che lo sarà anche nel secondo tempo, quindi restate incollati allo schermo, noi ci prendiamo un piccolo momento di pausa.
Rieccoci al Palla Chiarbola, tutto pronto per il secondo tempo tra Pallamano Trieste e il Cassano Magnago. 14-13 in favore dei triestini, il punteggio dopo i primi 30 minuti avvincenti ed equilibrati più che mai. Le squadre che non hanno mai avuto più di due gol di vantaggio. Trieste è brava a trovare le vie del gol. Ben 4 le reti firmate da Adam Bratkovic per il momento. Dall'altra parte citerei lo straniero Jezdimirovic sugli scudi, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Cominciato adesso il secondo tempo, starting seven del secondo tempo con il nuovo portiere acquistato da Trieste, Riccardo Fasanelli, ex Noci, e poi Radojkovic da centrale, Aldini pivot, Visintin terzino sinistro, Rovatin alla sinistra, Sandrin alla destra, Adam Bratkovic terzino destro. Sandrin, Rovatin, ancora Sandrin, difesa un po' più alta adesso di Jezdimirovic rispetto al primo tempo. Sandrin, la finta, il passaggio, no look per Aldini, gran giocata centrale, pivot, più 2 Trieste, 15-13. Gran gol, abbiamo cambiato praticamente, a parte il portiere Aldini, con Pernic, e subito si è fatto vedere il buon Enrico, un bellissimo, bellissimo passaggio no look quasi di Sandrin. Importante adesso tenere difesa, siamo tornati con la 5-1, con la 5-1 con Aldini davanti, che ha dato forse il miglior momento della difesa di Trieste, più che la 6-0. Importante contenere Jasimovic e Mazza, che sono le due bocche da fuoco della squadra. Guarda che questo è uno spettacolo, appena riceve, questo vuol dire proprio gioco di squadra, appena ha ricevuto la palla il portiere subito in quattro si sono chiusi senza poter dargli la possibilità di girarsi. Eh sì, Kabir è stato raddoppiato velocissimamente dalla difesa biancorossa, molto aggressiva in questo inizio di secondo tempo. Radojkovic avrà dato la carica ai suoi, questo momento giustamente decisivo per provare un possibile allungo. Trieste a più 2 attualmente dopo 31 minuti e mezzo di gioco. Vediamo Federico Mazza cercare Milanovic in centro, Trieste recupera il pallone, il passaggio di Visintin per Bratkovic in contropiede, più 3 Trieste. Adam Bratkovic va a segnare il momentaneo 16-13, momento positivo, forse il migliore per il momento in favore dei biancorossi. Gran assist da parte del capitano Visintin per Adam Bratkovic, che va a firmare la sua quinta marcatura della serata. Dall'altra parte il fallo di Pernic, sarà tiro dai 9 metri per il Cassano. Mazza, Milanovic, ora il numero 20 del Cassano, il capitano dei serbi. La parata di Fasanelli, c'è stato prima il fallo su Branca, 9 metri già eseguito. Ancora Cassano, sempre con Milanovic, tornato in campo dopo un anno e mezzo di infortunio, il numero 20 Amaranto, periodo quest'anno e mezzo durante il quale Milanovic ha ricoperto il ruolo di allenatore, pensate, della squadra femminile del Cassano Magnago, che milita in Serie A1. Intanto il gol di Jezdimirovic con la complicità della deviazione, ingannato Fasanelli, qui un po' fortunosa la conclusione, comunque molto potente da parte del numero 53 in forza ai Lombardi, che così tornano sotto di 2, 16-14 dopo 3 minuti e mezzo del secondo tempo. Sentiamo l'incitamento del pubblico sugli spalti del Palla Chiarbola. La difesa alta adesso di Jezdimirovic e poi la spinta su Bratkovic. Punizione ai 9 metri. Rovatin restituisce a Radojkovic, che dà qualche indicazione ai propri compagni. Vedete, ora la difesa 5-1 del Cassano, il passaggio impreciso per Bratkovic da parte di Rovatin, ma è arrivato il fallo
per fortuna dei triestini, la palla quindi resta ai biancorossi. C'è stato il contatto proprio sul passaggio. Vedremo ora lo schema dei triestini. Bratkovic, un palleggio in avvicinamento, poi il tiro al volo di Visintin, che è entrato in aria però sul passaggio di Radojkovic, quindi palla persa. Torna in attacco il Cassano, adesso avrebbe l'occasione di riportarsi a meno uno. È entrato anche Ivan Salvati col numero 43, giovanissimo, classe 2003. Mazza, autore di 10 gol nell'ultima partita contro il Carpi, lui che è cresciuto nel Crenna ma è passato anche per Cologne e Brescia. Ancora l'attacco del Cassano con Aldini che va a cinturare Mazza e poi Jezdimirovic prova a ritagliarsi lo spazio per il tiro. Il fallo di Alex Pernic, nuovo 9 metri per il Cassano, cioè prima da asciugare il sudore sul parquet. Attacchi in questo caso un po' arrugginiti negli ultimi due minuti. Ma più che arrugginiti gli attacchi, direi ottime le difese. Direi Trieste veramente con questa 5-1, abbiamo visto un po' forse con Bressanone, ma anche in casa con Siracusa, di Aldini spostato come centroavanti al posto di Visentin, che sta dando ottimi frutti. Infatti abbiamo limitato fino ad ora e speriamo di continuare sia Jezimovic che Mazza, ed è importante queste due bocche da fuoco. In attacco anche Cassano stessa con la sua 6-0, anche loro hanno abbozzato una 5-1 con gli Zinomic come punta davanti, e sicuramente le difese oggi hanno bel tiro di Mazza, meno male per noi che è andato fuori, bel contropiede. No! Occasione occasionissima, sciupata da Aldini, era stato meraviglioso il passaggio di Fasanelli, poi pasticcia Lazzari. Trieste recupera il pallone con Aldini, torna la difesa di Cassano, si resta sul più 2 Trieste, 16-14, sconfortato chiaramente il numero 4 dei triestini perché era solo tu per tu contro Riva, è ceduto un po' con le finte nell'elevazione. Ora Bratkovic prova ad insinuarsi nella difesa Amaranto, subisce il fallo di Kabir. Sandrin in palleggio, Bratkovic dalla destra centra in pieno il palo, poi il rimbalzo è conteso tra Aldini e Kabir. In qualche modo gli ospiti del Cassano riescono a portarsi in attacco, ma c'è Fasanelli per Trieste. Riccardo Fasanelli, portiere classe 98, arrivato a gennaio da Noci, dopo un primo tempo di zoppetti, luci ed ombre. In questo secondo tempo Radojkovic ha optato per schierare Fasanelli in porta, finora una scelta corretta. Assolutamente, diciamo che Nicolò ha fatto il suo dovere, ma nulla, nulla di più. Ha preso qualche gol proprio sull'ultimo passaggio di passivo, però diciamo che quello che doveva parare l'ha parato. Questa entrata di Fasanelli sicuramente stupisce un po', però fino adesso sta dando veramente i suoi frutti. Non è riuscito a tenere il pallone in campo Ivan Salvati, il possesso rimane ai giuliani, avanti di due gol, sempre 16-14 con Trieste che però non segna da 3 minuti e mezzo. Ci pensa Sandrin, Luca Sandrin, a tacermi immediatamente. Trieste torna avanti di 3, 17-14 dopo 38 minuti di gioco. C'è il cambio anche tra i portieri del Cassano, è entrato con il numero 12 Luca Monciardini, alla quarta stagione col Cassano. Il passaggio su Salvati, marcato da Visintin, prova il tiro basso Mazza, fermato dalla difesa triestina, poi il fallo di Mazza su Di Nardo, è stato uno sfondamento vero e proprio. Poi vanno a abbracciarsi Di Nardo e Federico Mazza, gran sportività tra i due giocatori, contatto di gioco sportivo,
però sempre insomma all'interno dei limiti e della disciplina. Assolutamente, è una partita correttissima fino ad ora, infatti si è visto pochi due minuti, poche le ammonizioni, direi una partita super corretta. Poi è importante che tutto quello che nasce in mezzo al rettangolo resti in mezzo al rettangolo in sostanza. E attenzione che la posta in palio è alta, non è una partita di fine stagione che conta poco, ma sono due squadre che hanno urgenza di avere due punti in classifica per allontanarsi dal quart'ultimo posto. Intanto il fallo su Sandrin triplicato, avete visto, dalla difesa cassanese. Decisamente alzato il livello di intensità delle due difese, sia da sponda triestina che da quella cassanese. Radojkovic ora fa fatica a trovare l'uomo libero, lo trova in Visintin, la parata poi di Monciardini sul tiro di Visintin che voleva il secondo palo, poi sul contropiede avversario va a segnare il gol Visintin. 17-15, Bratkovic non può fallire sul contropiede di Trieste, gran gol di Adam Bratkovic, sesta marcatura per il numero 77 di Capodistria, lui che la seconda stagione è stato l'undicesimo marcatore del campionato con 160 reti, il secondo marcatore dopo da Piran che ha cambiato casacca in corso d'opera quest'anno, e quindi resta per Trieste l'elemento dotato di più capacità, senso del gol. Rischia il passivo ora il Cassano, la difesa molto alta di Aldini, vedete, poi Visintine che va a marcare fallosamente Lazzari. Sempre più 3 Trieste sotto passivo, poi qui c'è un pallone mal preso dai cassanesi, Trieste recupera il pallone, bello il passaggio di Fasanelli per Aldini, stavolta non può sbagliare, invece ancora una volta alto, 2 rigori in movimento consecutivi sbagliati dal numero 4 che era stato bravo a farsi trovare in fuorigioco tra virgolette, poi però quei tiri là bisogna segnarli, anche perché era un'occasione, Marco, per andare a più 4. Sì, strano che un giocatore sempre irreprensibile come Aldini sbagli due occasioni così, forse la prima un po', diciamo così, passatemi il termine, sbruffoncello, ha cercato una girella alta e buona, ma questa qui era veramente anche la voglia di rivalsa che aveva, probabilmente gli è scivolata, perché sparare un contropiede, un tiro alto di un metro e mezzo da sopra la traversa, probabilmente gli è scivolata alla fine, però è anche vero che il lavoro che sta facendo lui in primis, ma tutta la difesa, sta dando ottimi risultati, 15 gol dopo 40 minuti di gioco, sono tanta cosa, e quindi vuol dire che la difesa sta gestendo bene e tutto, sicuramente un plus a Bratkovic, che veramente penso che abbia i 7 gol che ha fatto 7 tiri per fare 7 gol, il 100% di realizzazione, veramente è l'uomo in più in questo momento. Soprannominato il ministro della difesa, Aldini però deve segnare queste occasioni. Intanto stavo dando un'occhiata ai risultati dagli altri campi. C'è un pareggio importante come risultato, sono un po' a sorpresa, tra Rubiera e Bressanone in casa della Rubiera. Bressanone che veniva da una striscia abbastanza positiva e lotta per i primi 4 posti, si è un po' affermato nella corsa a Rubiera. Tanto il tiro stoppato da Visintin su Salvati, e arriva anche la notizia della vittoria netta di Fasano a Bolzano, 19-31 per i pugliesi in terra trentina. Anche questa un'affermazione importante da parte del Fasano che mira allo scudetto. Intanto Bratkovic a fungere da faro, da luce per i triestini, più 4 importante, non sbaglia Adam Bratkovic, mentre va ora a confrontarsi anche a toni accesi con i compagni di squadra, mentre sentite l'aiuto del pubblico
sui triestini che hanno alzato l'asticella in difesa. Lazzari, Jasdimirovic, Lazzari, poi il fallo su Dorio. Cassano è andata a cercare il proprio pivottone nel momento di difficoltà, Mattia Dorio, lui che ha soli 23 anni è considerato uno dei veterani di Kolec, ha sempre militato nel Cassano. Gran gol intanto da parte del bomber Federico Mazza, che toglie le ragnatele dal 7. Un siluro quello che ha perforato la porta difesa da Fasanelli. È tutt'altro che morto questo Cassano, 19-16 il risultato dopo 12 minuti abbondanti di gioco nel secondo tempo. Il fallo subito da Rovatin. Rovatin scambia con Sandrin, poi si avvicina Sandrin a seguirlo e Bratkovic a chiudere l'azione, svita il polso Adam Bratkovic, ancora lui, non ne sbaglia una Adam Bratkovic. Comincia a perdere il conto delle marcature segnate dallo sloveno, attenzione perché c'è arrivata la risposta immediata da parte del Cassano, che è andato a segnare con Visintino, un'altra bombarda arrivata a Fasanelli, 20-17. Attacchi che hanno ritrovato la prolificità, poi il fallo di sfondamento di Sandrin su un'ottima difesa da parte di Mazza, partita ormai che è entrata nel vivissimo, Marco. Assolutamente, partita senza fine, finirà l'ultimo minuto dell'ultimo secondo perché è una partita accesissima, è posta in palio altissima sia per noi che per Cassano, veramente una partita bella, vibrante come quelle belle partite che si vedono una volta qui a Chiarbola. Ricordo, solo un punto di distanza in classifica tra Trieste a quota 12 e Cassano a 11, qui c'è l'incomprensione tra Salvati ed il numero 78 Giacomo Decio. Buon per Trieste che può rifiatare con Freddy Radojkovic che fa esordire in questo match Stojanovic, Alexander Stojanovic, che non aveva visto il campo in questi primi 44 minuti, ma avendo Trieste le rotazioni corte deve sfruttare tutti gli uomini disponibili per non arrivare scarica negli ultimi minuti. In questa è una partita in cui il ritmo è sempre più alto, avete visto il passaggio per Radojkovic e poi ancora il fallo di sfondamento con Trieste che non riesce ad arrivare alla buona conclusione in quest'ultimo frangente, mentre siamo arrivati alla metà del secondo tempo con Trieste avanti di tre lunghezze, 20-17. È importante l'ingresso di Stojanovic perché dà fiato a Sandrin, restando Radojkovic e Rovatin nelle altre due posizioni di terzini. È importante che Radojkovic ha fatto entrare a sinistra, che è la sua posizione naturale, spostando Rovatin a destra. Però è importante adesso soprattutto il rigore, giustissimo. Due minuti forse eccessivi, ma il rigore c'era tutto. Esclusione per due minuti per capitane Visintin e qui anche a livello di esperienza, no? Stare senza Visintin in campo in momenti così caldi può pesare per Trieste. Vediamo il rigore di Mazza contro Fasanelli, tiro alto quasi imprendibile per Fasanelli. Gran giocatore Federico Mazza. Adesso Trieste gioca con la porta sguarnita, con l'extra player. Decisione rischiosa, vedremo se pagherà Rovatin a Radojkovic. Quindi adesso Trieste deve stare attenta a non perdere palloni ingenui. Bratkovic innestato da Jack Rovatin, esulta il pubblico di Trieste perché i biancorossi tornano a più 3, 21-18. Ha funzionato la scelta di Freddy Radojkovic? Assolutamente, ormai tutte le squadre usano questa tecnica, questa
proprio di portare fuori, quando si è un giocatore in inferiorità numerica, portare fuori il portiere e giocare con sei giocatori di campo, ed è diciamo che almeno attacchi in attacco pari. È chiaro che stiamo tenendo a non perdere palle, ma è importante perché ha portato l'undicesimo gol di Bratkovic. E intanto il gol che arriva da Giacomo Decio, 21-19, sempre lì il Cassano. Sì, tornando a quello che appena ha spiegato Marco, non c'è più, no, il giocatore con la casacca, è cambiato il regolamento, ma proprio a livello internazionale, una volta entrava il giocatore con la casacca che fungeva diciamo da portiere, invece adesso quando il portiere è fuori nessun giocatore può rimpiazzare il portiere ed entrare in area, un cambiamento significativo nelle regole della pallamano. Intanto arriva il gol di Di Nardo, servito tempestivamente da Stojanovic, gran bel gol da parte del pivot in forza Trieste, nuovo più 3, brava Trieste perché ricordo in inferiorità numerica, Visentina ha preso i due minuti, una grande intercetta da parte di Radojković, qui c'era il fallo, infatti arriva il fischio forse un po' in ritardo da parte della coppia arbitrale, lestissimo Radojković. Terza palla rubata da parte di Jan Radojković, che ha una gran voglia di giocare a pallamano dopo essere stato seduto tutto l'anno scorso a causa di un maledetto tendine d'Achille. Ancora il passaggio per Di Nardo, stavolta con i piedi sulla linea, fuori equilibrio, non è riuscito ad andare a marcare, sempre più 3 Trieste, 22-19, ma il cronometro corre intanto, 11 minuti e mezzo al fischio finale qui al Palacarbole, in quella che è stata una partita per il momento combattutissima e siamo certi lo sarà fino alla fine. Sentite i fischi del pubblico, Dorio per Lazzari, si fa vedere ancora Jezdimirović. Salvati ancora per Lazzari dalle retrovie, chiuso Daldini e poi Pernic ad ergere il muro biancorosso e poi il tiro e il gran gol da parte di Simone Labruna, cassanese doc, anche lui uno dei prodotti del vivaio lombardo, va a pescare un gol di importanza vitale per Cassano, che resta così aggroppato a sole due lunghezze di distanza dalle Trieste. Vedete ora la 5-1 di voluta da Kolec con Lazzari davanti a dar fastidio a Rovatin e Radojković. Allora si accentra Bratkovic, il passaggio per Stojanovic in due tempi, fa un po' fatica a Trieste. Bratkovic, ancora la finta di tiro, il fallo di Jezdimirović, due minuti non per Jezdimirović ma per il numero 77 Mattia Dorio, il pivot di due metri fuori, e quindi esclusione temporanea anche per la squadra amaranto. Qui sono sincero, non ho visto il fallo, Marco. Ma il fallo ripetuto, perché si sono beccati con Di Nardo un attimo prima e poi il secondo giro gli ha dato una spinta, non mi sembrava niente di eccessivo, vuol dire che gli arbitri hanno visto qualcosa che noi non avevamo visto assolutamente. Importante anche il time out adesso di Radojković, perché mancano diciamo 11 minuti, due gol non è assolutamente un vantaggio che ci dà sicurezza, e quindi adesso questo attacco con un uomo in più è importante da portarlo, da poter segnare proprio per cercare di creare almeno un break di tre gol che almeno ci dà qualche garanzia in più. Intanto nel frattempo è cambiato il portiere di nuovo, è rientrato Zoppetti, speriamo che questi ultimi 10 minuti ci dia quella sicurezza e quelle parate che ha fatto durante tutto il campionato. C'è anche secondo me il minuto chiamato al momento giusto da parte di Freddy Radojković, e soprattutto per far respirare, no? Una squadra che con un roster così corto, una partita di tale intensità potrebbe soffrire ora negli ultimi minuti di un po' di stanchezza o mancanza di lucidità.
Resta in campo con Zoppetti, Di Nardo, Bratkovic, Radojkovic, Visintin, Stojanovic e Jack Rovatin. Rovatin che sembra comunque in forma fisica, non aver patito l'infortunio di Brixen. Ricordiamo invece che non figura Nocelli e non ci sarà per tutto il resto della stagione. Un brutto infortunio per Trieste. Lorenzo Nocelli, che stava diventando il leader della squadra nelle ultime uscite, è partito il crociato. Ora gran parata da parte di Luca Monciardini su Jack Rovatin. E quindi restano due le lunghezze di distanza tra Trieste a 22 e Cassano Magnago a 20. 9 minuti e mezzo al fischio finale. Tutto ancora da decidere. Salvati per Lazzari, mai centrale titolare della compagine Amaranto. E poi il gran bel gol da parte del numero 81, Giacomo Visentin. Silente, sta lì in angolino, ma quando viene chiamato in causa dai compagni ha fatto sempre bene questa sera. Giocatore utilissimo Visentin. 22-21. E adesso Trieste vede vicinissima la squadra lombarda. Stojanovic, c'è bisogno anche dei suoi gol, anche dei gol del numero 20, Alexander Stojanovic, che era stato a guardare i compagni per i primi 45 minuti. Serbo classe 2004, fisicità importante ma anche mentalità da giocatore. Suo il gol del più 2 Trieste, 23-21. E adesso ogni rete ha un peso specifico alto. Chiaramente, mancando 8 minuti alla fine del match, il fallo su Lazzari non fischiato. L'ultimo tocco è stato comunque dei triestini. Allora ancora possesso Amaranto. Kabir, Lazzari, Salvati. Sta giocando con i giovani del proprio vivaio Cassano, e voglio evidenziarlo perché la squadra credo più giovane di tutto il campionato, comunque tra le più giovani, e adesso sta giocando con tutti i giovani del proprio vivaio, per cui i complimenti anche ad una squadra che merita assolutamente di permanere nella massima serie. L'anno scorso il Cassano aveva giocato anche in Coppa Europea, era arrivata in finale di Coppa Italia, poi persa con il Conversano in campionato un po' di alte e basse, è arrivata nona in classifica. Però parliamo comunque di una società di tutto rispetto nel panorama della pallamano italiana. Di Nardo intanto centra il palo sul contropiede, la parata di Nicolò Zoppetti, questo vale come un gol, questa vale come un gol, anche di più, perché voleva dire di aprire completamente la partita, e invece per fortuna Zoppetti, San Nicolò ci salva. È una parata fondamentale, fondamentale veramente per questo, per cercare di portare a casa questo risultato importantissimo. Il fallo di Kabir su Bratkovic. Trieste, grazie ai riflessi di Nicolò Zoppetti, resta avanti di due gol, 23-21, mentre cammina il cronometro. 6 minuti e 35 al fischio finale. Stojanovic, passaggio schiacciato pericoloso di Jack Rovatin per Di Nardo, la palla intercettata, stavolta non sbaglia il numero 29 Filippo Branca. Poi il passaggio di Zoppetti è arrivato sulla schiena di Branca, non credo fosse intenzionale. 23-22, permane l'equilibrio, Cassano resta aggrappato al Trieste. Momenti caldi, caldissimi, questi minuti finali. La palla scotta, passaggio pericoloso ancora di Rovatin, il ribaltamento per Visintina, toccato da Branca, ancora palla a Trieste. Il coraggio nei passaggi di Jack Rovatin fa sudare tutto il pubblico, noi compresi. E poi il tiro dall'ala destra di Bratkovic, è arrivato il fischio, fallo.
Ancora palla a Trieste, 9 metri già effettuato. Radojkovic scambia con Rovatin, poi spinto Radojkovic, riesce a trovare Di Nardo, ma è entrato in area Max Di Nardo. Allora attenzione, occasione per pareggiare ora a Cassano. La palla viene intercettata da Bratkovic, pazzesco, e poi fallo brutto di Kabir su Aldini. Questo è un fallo quantomeno da 2 minuti, assolutamente brutto fallo questo. Kabir ha cinturato, si lamenta la panchina, rumoreggia il pubblico, è caduto male Aldini, rosso per Kabir, espulsione diretta. Sì, diciamo che è giusta, il fallo era bruttino da vedere, non mi sembrava proprio una cintura, però diciamo che ci può stare il rosso. Però al di là di tutto è importante che questa superiorità numerica, dopo le difficoltà che abbiamo avuto nelle altre, di riuscire a portarla in porto, di fare almeno un gol e non subirne nessuno, per almeno cercare di portare almeno il gap a 2 gol, che a 5 della fine vorrebbe dire insomma tanta, una buona parte della vittoria in casa. Chiaro che stiamo facendo una fatica bestia in attacco, secondo tempo forse un po' di più addirittura del primo tempo, abbiamo trovato gol importanti sempre da Bratkovic, ma sempre la fonte del nostro gioco, dei nostri gol, arriva sempre da quella parte destra lì. Dalla parte sinistra abbiamo trovato un buon gol con Stojanovic negli ultime azioni, ma è chiaro che adesso la superiorità numerica diventa fondamentale. Eh sì, vedremo se Trieste sarà in grado di sfruttare ora la superiorità numerica dopo l'espulsione di Osman Kabir per il fallo su Aldini. Andato in panchina per mettersi un po' di ghiaccio. Ribadisco che nessuna delle due squadre si accontenterebbe di un pareggio oggi, perché Cassano è stufa di pareggiare, ha 3 pareggi in questo 2022, sono anche troppi. Trieste invece in casa deve vincere, soprattutto perché è stata avanti quasi tutta la partita. Visintin intanto per Stojanovic, poi lo sfondamento di Radojkovic su Lazzari, lestissimo a mantenere una corretta posizione difensiva, forse anche un po' di compensazione qui da parte degli arbitri, ma non andiamo a commentare insomma la decisione, loro sono sicuramente più vicini di noi. 23-22 il punteggio, 4 minuti e 20, sarà un finale al cardiopalma qui al Palacchiarvole, ce l'aspettavamo. Salvati Lazzari, ancora Salvati col numero 43, poi si fa vedere la Bruna. Timeout chiamato dal coach croato Davide Kolec per organizzare l'offensiva, riorganizzare le idee, perché adesso ogni azione è importante, Marco, è importantissimo. È chiaro, le difficoltà che abbiamo in una superiorità numerica, non riusciamo a segnare, sono importanti poi nel computo del finale del risultato. Abbiamo sbagliato 2 contropiedi con Aldini, un paio di tiri dai 6 metri, così anche loro hanno sbagliato dei contropiedi, però adesso ormai la palla incomincia a scottare, 4 minuti e mezzo alla fine, la palla incomincia ad avere un peso. È chiaro che almeno in superiorità numerica dobbiamo riuscire a trovare un gol quanto più semplice possibile. Lo sfondamento di Radojkovic ci stava, perché alla fine ha voluto vedere se riusciva a entrare lui e dare all'ultimo la palla a Bratkovic, forse mollandolo un attimo prima. È chiaro che l'esperienza, comunque va detto, come hai detto tu suonato prima, complimenti al Cassano, perché sta giocando con 7 giocatori del proprio vivaio, e quindi è una gran prova da parte della bontà del lavoro che Petazzi e compagni fanno facendo su a Cassano. E ora come non mai servirebbe l'esperienza di Nocelli o degli altri senatori che non giocano più con i biancorossi, ma è inutile parlare in questo momento degli assenti, parliamo dei presenti. Branca per Salvati, prova ad insinuarsi nella difesa tra Visintine e Aldini, 9 metri, ancora Branca non trova lo spazio per il tiro. Aldini è un leone in difesa, ancora il numero 85 alto, si salva Trieste.
e vedete anche contatti sempre più violenti sul parquet, perché la posta in palio è alta. Rientra Stojanovic, Trieste mantiene quel golletto di vantaggio rosicato, 23-22, 3 minuti e 15 al fischio finale. Squadre che non trovano il gol da almeno 3 minuti. Ci prova allora Bratkovic, la parata di Monciardini, ex Cologne conversano, anche lui cresciuto nel vivaio del Crenna. 23-22, 2 minuti e 50 al termine, ennesima occasione per i lombardi per provare a firmare il pareggio. Salvati scambia con Branca, poi Lazzari palleggia a destra, è libero sulla destra il numero 29 Branca e arriva il gol del pareggio in questo momento, 23 pari. E dal 23-21 al 23 pari, Trieste ora rischia. 2 minuti e 10 da giocare. Ai triestini serve assolutamente un gol. È stata segnata una sola rete da Stojanovic in questi ultimi 5 minuti di gioco. Rovatin, Stojanovic, Radojkovic, spinto il palleggio e poi la trattenuta su Radojkovic. Sarà solo 9 metri per Jan Radojkovic, che era stato triplicato, aveva fatto finta di passare a Bratkovic sulla destra. Provato la conclusione. Lui che è un giocatore dotato di meno fisicità, ma di tanta tecnica, senso del gol. 23 pari. Ultimi due giri di lancette. Sentite il pubblico sostenere i propri beniamini. Stojanovic, Rovatin, Bratkovic. Vuole il passivo Kolec. Rovatin è davvero chiusissima la difesa Maranto, allora prova con un tiro forte Stojanovic, parata facile di Monciardini. Attenzione, adesso Cassano ha un'occasione ghiotta per quello che sarebbe il primo vantaggio in questo secondo tempo. Proprio a un minuto e spiccioli dalla fine, Trieste deve dare tutto in difesa. Risultato incertissimo, un minuto in questo momento da giocare. Lazzari contro Visintin, un duello generazionale nella pallamano italiana. 53 secondi da giocare al fischio finale, ancora 9 metri già eseguito per la squadra Amaranto. Lazzari scambia con Mazza, poi Salvati, il tiro e il rigore. Rigore per il Cassano, esulta la panchina lombarda. Rigore, c'è stato il fallo, credo di aver visto su Mazza, no, su Visentin. E adesso chiamato al miracolo Zoppetti. Trieste era avanti 23-21, ha segnato un solo gol negli ultimi, credo, 6-7 minuti. Quello di cui avevamo paura, no? Che mancasse l'ossigeno nei minuti finali. Branca contro Zoppetti, il gol di Mazza. Un risultato ribaltato a 30 secondi dalla fine. E ora Trieste la terrà fino alla fine per provare a pareggiare, ma non si doveva arrivare a questo punto. Time out chiamato giustamente da Freddy Radojkovic a 17 secondi dal fischio finale, con il 7 metri di Mazza che ha donato il primo vantaggio in questo secondo tempo al Cassano Magnago. Trieste ha le batterie scariche, ma ancora 17 secondi della sua per provare ad agguantare il pareggio a quota 24 e a mantenere vantaggio in classifica sul Cassano Magnago, che, ripeto, è un solo punto sotto il Trieste in classifica, e a questo punto della stagione sono punti che pesano.
chiaro che adesso dobbiamo fare di tutto per cercare il pareggio cambia poco per tutte e due le squadre, noi abbiamo due partite in meno sicuramente, ma abbiamo fatto una fatica bestia in attacco e adesso chiaramente stringeranno tutte le maglie il Cassano, dobbiamo trovare qualche invenzione per riuscire almeno a portarla al pareggio e prendere un punto e lasciare le cose inalterate con un punto di vantaggio noi sul Cassano. 17 secondi al fischio finale, Trieste sotto 23-24, vedremo quale sarà lo schema disegnato nel time out da Freddy Radojkovic. Trieste fa girare il pallone, 8 secondi, serve Radojkovic, la palla viene intercettata, c'è stato il fallo su Radojkovic, 4 secondi, deve andare al tiro Rovatin, il fallo su Di Nardo, finisce qua, attenzione, fischio, è stato fischiato il fallo su Di Nardo, punizione a tempo scaduto per Trieste, è scaduto il tempo, l'arbitro ha fischiato il fallo, punizione 9 metri di Jack Rovatin per il pareggio a tempo scaduto, è suonata la sirena, barriera altissima come vedete, Rovatin contro Monciardini, il tiro di Rovatin murato dalla barriera. Vince il Cassano Magnago di una rete, esultano giustamente i giocatori Amaranto che non vincevano in campionato da novembre. Ora le proteste di Oveglia, chiaramente frustrato per una partita svanita negli ultimi secondi. Trieste chiaramente aveva giocato benissimo fino al 55esimo, questo mi sento di dire, Marco. Assolutamente, la difesa posso dire che ha giocato per tutti i 60 minuti bene. Dubbio, molto molto dubbio il rigore dato alla fine tirato da Mazza, però lì ci sono delle eliminazioni perché anche l'ultima azione, se andiamo a vedere, allora Dorio aveva il piede dentro l'area, per la stessa ragione se ti fischi di qua a destra la difesa in aria dai rigori lo devi dare anche all'ultimo secondo per noi, perché Dorio aveva uno se non tutti e due i piedi in area. Direi che il risultato non appaga sicuramente, abbiamo sbagliato anche, va detto, due contropiedi con Aldini nel secondo tempo, il momento migliore della nostra partita, dovevamo sopra di tre gol, potevamo chiuderla, l'abbiamo lasciata aperta e Cassano si è infilata e porta a casa questi tre punti, questi due punti che a questo punto ribaltano la situazione. Niente da dire, complimenti al Cassano Magnago che ha vinto una guerra di nervi negli ultimi 10 minuti. Trieste aveva accumulato un vantaggio anche sul 21-18, mi sembra di ricordare, con palle in mano sembrava incanalarsi il match sui binari dei biancorossi, poi è stato bravissimo il Cassano e lo voglio ripetere con i giovani del proprio vivaio a tornare in partita, a restare in partita e negli ultimi istanti con il talento di Federico Mazza di trovare il vantaggio con il rigore a 20 secondi della fine. Poi Trieste non ha visto più la porta negli ultimi 5 minuti, ma complice anche un'ottima difesa quella Amaranto. Così il Cassano scavalca Trieste in classifica, va a quota 13, Trieste ha comunque due partite da recuperare, quindi andando a vedere il calendario, i biancorossi giocheranno il prossimo sabato, il 12 marzo alle ore 20 in Sardegna a Sassari, altra trasferta lunga, difficile per i triestini contro la Raymond, e poi ricordiamo venerdì 18 marzo si recupererà il match in casa contro il Bolzano. Cassano Magnago invece giocherà il prossimo sabato in casa contro il Secchi Rubiera in un altro di quello che sarà un fondamentale scontro salvezza, occasione per Cassano per guadagnare altri punti in classifica. Questi gli impegni delle due compagini nelle proprie settimane, chiaramente partite tutte visibili sulla piattaforma ufficiale della Serie A Beretta di Pallamano Eleven Sports. Io ringrazio Marco Lo Duca. Grazie a voi e grazie a te Sebastian. E allora da Sebastian Romano qui al Pallachiarbola è davvero tutto. Ricordo il risultato finale, vince Cassano Magnago col risultato di 23-24. Alla prossima.